Le ATP Finals piacciono e fanno bene a Torino. Lunghe file anche questa mattina all'ingresso della Fan Zone in Piazza d'Armi, ma anche tanta partecipazione negli eventi del centro storico e l'impatto visivo di biglietti venduti, circa 150.000. Numeri che rispondono all'investimento. L'aggiudicazione delle Finals costa 18 milioni di euro. Il ritorno complessivo per il PIL italiano è stimato in 600 milioni, con un valore annuo in crescita progressiva. Nel 2021 un'indagine condotta da Ernst & Young e commissionata da FIT ipotizzava un impatto economico di 116 milioni di euro, valore viziato dalle misure anti-Covid ancora in vigore. In questo 2022 si stima un ricavo di 140 milioni, frutto di prenotazioni alberghiere, pranzi, cene e trasporti. Quello che ci fa ben sperare sulle ricadute è che anche lo scorso anno le indagini fatte hanno visto dei moltiplicatori importanti, quindi tenendo conto che abbiamo una partecipazione più aperta senza il Covid, penso che le ricadute sul nostro territorio e sulla nostra città saranno molto forti. Le ATP quindi generano guadagno, non solo per la città che le ospita. Il montepremi di quest'anno è di 14.750.000 dollari. Il vincitore, oltre al trofeo, riceverà un assegno di 2.200.000 dollari. Se il suo percorso dovesse essere netto, quindi trionfo senza aver perso una partita, si arriverebbe a 4.740.000 dollari, mentre la qualificazione al girone vale poco più di 1 milione di dollari. I vincitori del doppio si divideranno un bonus di 930.000 dollari, segno di quanto sia importante per tutti esserci alle Finals.